Allora, intanto saluto tutti gli amici della Fondazione Stefanini e anche in particolare i nuovi amici delle altre associazioni, in particolare dell'Associazione Persona al Centro. E saluto naturalmente il relatore, il nostro professor Giuseppe Goisis, che ha accettato, e lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, e ci fornirà fra poco le sue preziose riflessioni su quella realtà così complessa e dibattuta oggi che è l'Europa. Il tema che abbiamo scelto noi della Fondazione come per le nostre, diciamo, conferenze online. Ecco, anche se il professore è già notissimo a tutti quelli che oggi si interessano un po' di filosofia, è doveroso da parte mia una breve presentazione. E prima però vorrei anche trasmettere i saluti del nostro presidente onorario Gregorio Chiaia, che in questo momento si trova in Spagna a un convegno sulla filosofia araba e comunque saluta tutti. Allora, Giuseppe Goisis è stato docente di filosofia politica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Inoltre ha insegnato anche politica ed etica e pedagogia. Il professor Goisis ha al suo attivo una mole notevole di volumi, saggi, monografie, dopo ne citeremo alcuni fra i tantissimi, è impossibile fare l'elenco di tutti, e riguardo al suo impegno umano e sociale, ricordo la sua costante attenzione alle iniziative ispirate ai diritti umani, alla libertà di pensiero, alla ricerca spirituale, anche al dialogo interreligioso. Collabora con il CESTUDIR, Centro Studi sui Diritti Umani, con l'Ateneo Veneto e altre importanti organizzazioni culturali di rilievo, direi anche internazionale. Fa parte del comitato fondatore di questa nuova associazione che citavo prima, associazione filosofica Persona al Centro, e con noi della Fondazione Stefanini ha un rapporto di lunghissima durata, risalente proprio alle origini della nostra associazione negli anni 90. Come docente ha sempre fornito agli studenti con grande disponibilità suggerimenti bibliografici e con rara competenza multidisciplinare che è capace di spaziare dalla filosofia all'arte, alla letteratura e anche alla teologia. E io posso darne una testimonianza diretta in quanto sono stata sua studentessa negli anni 70. Ecco, tento ora un piccolo elenco delle opere che mi sembrano anche più rilevanti, però tralasciandone direi la maggior parte, perché è impossibile citare tutti gli scritti dato il tempo a disposizione. Allora, parto dall'89-90, perché se no non finiamo, non è impossibile. 89-90, il professor Goisis fa degli studi sul personalismo e nel 90 pubblica il volume Mounier fra impegno e profezia. Del 2000 invece il testo è Irene, lo spirito europeo e le sorgenti della pace, che ci interessa particolarmente. Del 2010 è il volume Il pensiero politico di Antonio Rosmini. Del 2013 I volti moderni di Gesù. Nel 2015 pubblica invece una monografia intitolata Tommaso Moro. Nel 2016 vengono anche distribuiti questi come Corriere della Sera, il suo Hitler e il nazismo e Dioniso e l'ebbrezza della modernità. Nel 2020, salto un po' tutto, scusami Pino, non ce la faccio a saltarne fuori. Nel 2020 pubblica un pamphlet scritto prima della pandemia, appena prima,
ma che secondo me è davvero attuale proprio dopo la pandemia. Si intitola Speranza, per me è un libretto bellissimo e ho trovato particolarmente significativo all'interno di questo bel saggio l'esegesi laica, però l'esegesi del Padre Nostro con questo rilievo sul noi, questa coralità che trascende l'individuo, collocando la persona nella sua originaria sfera di relazione. Mi ha colpito anche il discorso sul pane, che è anche di natura spirituale. Insomma, riserviamo a chi lo leggerà queste sorprese. Allora, oggi con il professor Gojis parliamo di Europa. La sua relazione si intitola Europa, ritorna alla tua anima. Jacopo, io vedo però soltanto ingrandita la tua immagine. Non so se vada bene così, non so cosa si possa fare, perché Beh, bisognerebbe inquadrare il relatore, possibilmente. probabilmente perché sono l'ultimo che ha parlato subito prima di te, per cui tu mi vedi così. Adesso, quando il relatore inizierà a parlare, probabilmente vedrai direttamente il professore. Posso domandare a Lucia e agli altri amici? Qual è l'estensione di questo intervento in modo che mi metto questo sveglione davanti, ideale, quelli da cucina proprio. Sappiamo che la tua cultura è sterminata, quindi potresti andare avanti fino a domani mattina, ma ti preghiamo di limitarti a 3 quarti d'ora, un'ora, così. Sì, quindi io direi 45 perché di solito le persone dopo i 45 boccheggiano. Va bene, no, ma tu sei molto interessante, possiamo resistere. Facciamo così 45 e dopo invece cerchiamo di parlare insieme, che è la cosa anche per me più utile. Il dialogo è l'aspetto sempre saliente. E cosa faccio? Posso partire e iniziare? Prego. Benissimo, grazie anche a Jacopo, grazie a Lucia per questa presentazione. Io vicino a tutte le cose che lei diceva, così lusinghiere, mettevo ho cercato di. Ecco, questo è. Quindi la cosa è dall'idea di una strada coperta di fiori e invece è coperta di spine spesso e di contraddizioni e di difficoltà. Questa è la verità pura e semplice. Dunque, al di là di queste cose, ecco, mostro perché è molto bello questo quadro di Chagall. Questo Eirene, la pace, lo spirito europeo e le sorgenti della pace. Vedete che c'è l'arca di Noè, qui non si vede tanto perché l'occhio di Noè è coperto, e la colomba che in qualche modo, dopo la tempesta, se ne fugge nel cielo. Chagall è stato uno dei più grandi pittori e lo spirito europeo è importante perché forse l'Europa è l'unica configurazione spirituale che può parlare di uno proprio come elemento essenziale, configurante, diciamo, dello spirito. Quindi la battuta che faceva Francesco, ma sanno più che cosa? Beh, insomma, per secoli l'hanno saputo e certe tradizioni è difficile che si spengano così. Le prime cose di cui mi ero occupato erano il Mediterraneo per rapporto all'Europa, erano piccoli interventi fatti al Rezzara e soprattutto questo centro Rezzara non è di alta cultura, è di divulgazione. E fa molto bene perché nel Vicentino, dove opera, ha realizzato una specie di pedagogia per gli adulti che è molto interessante, insomma, è un centro importante. Ecco, poi ricordo di recente due cose: Utopia Europa, questo è un saggio lo metto qui vicino, ecco così. Curato dal professor Camerotto, Utopia Europa. La tesi fondamentale è questa: che cos'è l'Europa? Adesso a parte i profili istituzionali, l'UE, Unione Europea,
Ecco, tutto questo ha un rapporto naturalmente, ma non bisogna lasciarsi prendere solo da questi aspetti. L'Europa va oltre questi aspetti ed è soprattutto convergenza crescente di culture. Questa definizione è stata data da Denis de Rougemont, un personalista di origine svizzera. La Svizzera non ha inventato solo quei buoni formaggini e gli orologi a cucù, ma ha anche dato dei contributi alla storia delle idee importanti. E questo, quando ancora si parlava di questo, entro i filosofi per l'Europa, questo volume, ecco, un tentativo di approfondire questo tema, le radici cristiane dell'Europa. Cioè, che cosa significa questo tema? Che un po' io vedevo tra Santiago di Compostela, quel tipo di spirito lì del pellegrinaggio, proprio le radici prime, eccetera, e lo spirito di Assisi, gli anni in cui Giovanni Paolo II, ecco, l'Ecclesia in Europa, parlavano di questi temi e si dibattevano questi temi, per esempio se inserire queste radici cristiane nella Costituzione europea. Poi, soprattutto per l'influenza dei francesi, si è evitato di inserirle e qui ci possono essere anche delle buone ragioni che hanno dettato questo, perché il rischio era che venisse data un'interpretazione che non era la volontà del Papa. Un'interpretazione clericale, e il clericalismo è la malattia mortale, forse, credo, del cristianesimo. Su questo direi di fermarsi un attimo e soprattutto fare riferimento a un punto importante. Cioè, quando si parla di Europa, si parla di valori, soprattutto. Io almeno ne parlerò in questo modo, perché sono i valori che individuano, che specificano in qualche modo. Valori che ne costituiscono l'identità, in un certo modo. C'è un volumetto pubblicato da Treccani, di Loredana Scholla, una studiosa molto molto in gamba, la quale ha cercato di vedere quali sono i valori costitutivi. È andata a leggersi tutte le carte, fino dai progetti più antichi, Erasmo da Rotterdam, gli umanisti, che dicevano è una terra senza confini, nel senso che i confini dell'Europa sì ci sono, ma non sono delle barriere assolute. Possono essere trascesi, possono essere superati. Ecco la grande idea umanistica che poi rivive nel cosmopolitismo di Immanuele Kant, in altri grandi studiosi, direi studiosi profetici in una certa maniera. I valori, quindi, che significato hanno questi valori? Proprio anche quando la Unione Europea ha cercato di darsi un volto nel suo trattato, nelle sue convenzioni, ha presentato se stessa come una serie di valori che diventano poi norme. Quindi quando si dice: ma insomma, è poco parlare di principi e si parli solo di norme. Ma le norme nascono sul terreno dei principi, cioè degli ideali e dei valori. Quindi gli ideali e i valori, una volta che tentano di realizzarsi, che cercano di realizzarsi, diventano poi le norme. Norme che possono essere discutibili, possono essere delle traduzioni anche infelici. Ma noi dobbiamo guardare prima di tutto a questo piano dei principi. Ecco, la Scholla in questo suo lavoro, ecco, mette proprio in esame non solo questi valori, perché
poi facciamo un cenno, ma anche l'importanza dell'eredità religiosa europea, dove il cattolicesimo romano ha una parte consistente, ma anche il protestantesimo, ma anche nelle zone della Slavia il cristianesimo ortodosso e anche l'ebraismo, ma c'è da aggiungere anche l'islamismo. Oggi pensiamo che tutto il mondo islamico sia talebano, non c'è niente di più sbagliato. Ecco, la Spagna, per esempio, del passato ha avuto una grande funzione civilizzatrice, un certo tipo di mondo islamico, di tradizione islamica. E in qualche modo l'Europa è legata a questa geografia religiosa del passato, che oggi ha subito una modernizzazione, un influsso dalla industrializzazione. Per esempio, le nuove generazioni islamiche non la pensano sempre nello stesso modo rispetto agli atteggiamenti più tradizionali del passato. Quindi c'è questa secolarizzazione, ma non lo spegnimento di queste forme di tradizione religiosa. Questo è un primo cenno che volevo fare. Poi volevo passare proprio in esame brevemente quali sono questi valori costitutivi. Ho detto che non sono la stessa cosa Europa e Unione Europea, ma c'è un rapporto dialettico in qualche modo, ecco, tra questi. Quando per esempio parlavamo di radici religiose, ecco, parlavamo per esempio di una grande figura che è stata il pilastro dell'Europa. Questa figura è Angela Merkel. Ecco, pochi ricordano che Angela Merkel è figlia, c'è proprio una radice nel senso familiare, di un pastore protestante. Questa è l'ultima sua biografia, molto interessante, quindi c'è questa componente cristiana, l'età di Merkel. Quindi addirittura l'Europa sarebbe stata tutta improntata da questa figura. No, viene un po' da pensarci su, perché adesso, come sapete, è in zona di ritiro e questo asse preziosissimo franco-tedesco che ha provocato in passato le due guerre mondiali, pensate un po', che nascono proprio dal cuore della civilissima, o così si pretendeva, Europa, oggi ci sarà da ricostituirlo in forma nuova. Si parla di questa figura di Stolz, si parla di altre figure, sono in competizione, vedremo, vedremo. Allora, i valori che sono essenziali sono i valori legati al tema del diritto, dell'umanesimo del diritto. Se si va a vedere il trattato sull'Unione Europea, si trovano 6 fondamentali valori, tutti molto interessanti. Il rispetto dei diritti umani è il primo. Qui qualcuno dice, preda di questo disincanto un po' furioso, ma insomma, ma qui cosa sono questi diritti, eccetera. No, i diritti sono una cosa molto seria. Provate voi a pensarvi di trovarvi in una difficoltà di essere discriminati, di essere maltrattati, oggetto di umiliazioni, di carcerazioni, come avviene quotidianamente nel mondo. Allora, su questo tema di diritto, ma dei diritti umani, che cosa si può dire? Si può dire che il diritto umano c'è, soprattutto deve essere riconosciuto come in supremazia rispetto alla volontà di potenza. Ciò che si contrappone alla volontà di potenza, per la logica, tra virgolette, della volontà di potenza, io posso fare ad un altro, anche a delle minoranze, tutto quello che mi aggrada,
quello che giudico opportuno, che giudico utile sul piano della mia nazione, del mio paese. No, qui c'è un'affermazione solenne che prevale, c'è la supremazia del diritto sulla volontà di potenza. Questo è un tema estremamente attuale e importante. Secondo punto, il primato della democrazia. Qui la democrazia non è solo una forma specifica di governo contrapposta ad un'altra, autoritarismo, oppressione, addirittura totalitarismo, che è la forma più radicale. No, qui vuol dire democrazia una eguaglianza di prospettive nel voto, la libertà di esprimere la propria opinione, di contribuire con la partecipazione al bene comune, tante cose, anche di godere i frutti liberamente di ciò che questo bene comune permette di fruire, soprattutto se la nazione che fa parte di questo concerto si organizza a welfare, cioè a stato del benessere, quindi anche di poter godere i frutti, non solo l'obbligo, il dovere morale, diciamo, della partecipazione. Allora, diritti umani, rispetto di diritti umani, rispetto delle libertà, ecco la terza, rispetto della democrazia, rispetto dell'eguaglianza, non nel senso che tutti devono essere nella stessa maniera, omnes e odem modo, fare le stesse cose, ma l'eguaglianza nella dignità. Anzi, in una prima formulazione, il senso della dignità di ogni uomo precedeva il tutto, perché dal punto di vista logico, in questa specie di, come si potrebbe dire, di trama dei sei diritti fondamentali, in realtà precede questo postulato che ciascuno di noi, ciascun essere umano, è degno di essere rispettato. Quindi il diritto si articola in una serie di diritti fondamentali, che sono i diritti individuali, diritti sociali e diritti appartenenti a minoranze. Li riassumo un attimo, poi spiego quest'ultimo punto. Allora, rispetto dei diritti umani, rispetto della libertà, rispetto della democrazia e dell'eguaglianza e dello Stato di diritto e infine rispetto dei diritti fondamentali. Questo è importante per queste tre articolazioni: diritti individuali, noi diremmo meglio personali. Il personalismo non è semplicemente un cambio di parole, ma è una visione relazionale dell'individuo, cioè l'individuo vive, cresce, matura attraverso il contatto con gli altri, il sorriso dei genitori, dei parenti, ammesso che uno non abbia la sventura di crescere in situazioni particolarmente difficili, ma anche per lui ci sono delle chance. Tutto questo precede in qualche modo la propria formazione, cioè il tu precede l'io. Ecco perché la persona non è precisamente ciò che si dice individuo nel senso però dell'individualismo. C'è un altro senso di dire individuo nel senso personale, è quello che De Rougemont, nominato prima, chiariva così: la persona è un individuo che ha scoperto nella sua esistenza, nel cammino della sua esistenza, una vocazione, e a questa vocazione relazionale si è tenuto fedeli. C'è questo libricino, L'uno e il diverso, che è tradotto anche in italiano, che in qualche modo illustra bene la posizione del personalista elvetico che ho ricordato prima. Ma l'articolazione forse più importante è quella che riguarda le minoranze. Minoranze religiose. Quindi c'è una realtà sinfonica dell'Europa. Nessuna oppressione
deve essere tollerata. Minoranze anche legate a certe condizioni etniche, all'età, il grande tema delle migrazioni è forse il più grande tema dell'Europa. Ecco questo libro, Fuga in Europa, di Smith, che in qualche modo illustra bene questo problema, che finora però l'Europa di fatto, cioè l'Unione Europea, non è riuscita a risolvere bene. Non c'è stata una voce sola. Ci sono alcuni paesi aperti all'ospitalità, ci sono altri paesi che invece fanno fatica o proscrivono addirittura questo aspetto. Quindi questi sono i principi di fondo, ma questi principi di fondo, va bene ammesso, va ben chiarito, non sono sempre e scrupolosamente e da tutti seguiti. Questo è uno dei grandi problemi che non riguarda solo il tema della migrazione, ma riguarda altre scelte che sono doverose comunque per una convergenza di, abbiamo detto prima, di ideali, di principi, eccetera. Questo è un punto molto delicato. Come voi ricordate, penso senz'altro, spesso l'Ungheria, ma anche la Polonia, ma anche altri paesi, vengono in qualche modo richiamati all'ottemperanza di questo, di quel principio, perché non mancano, soprattutto nell'Europa orientale, dei dissensi. Tenete presente questo, che è stata fatta una scelta probabilmente non semplice all'inizio. I padri fondatori avevano le idee più chiare, pensate appunto a Schumann, a De Gasperi, eccetera, Adenauer, pensavano a una costruzione eminentemente politica. Invece poi le scelte concrete, a partire da quel grande personaggio che è stato un banchiere, Monnet, che ripeteva sempre però: se potessi ricomincerei dalla cultura, ormai la sua vita volgeva al termine, la scelta è stata di mettere prima l'economia, pensando che poi, a macchia di leopardo, l'integrazione si sarebbe estesa agli altri aspetti. Questo è stato un limite molto forte, un limes, un confine. Tenete presente questo, che il passaggio automatico dall'economia alla politica non è assolutamente, e soprattutto non è stato realizzata o messa in cantiere in modo forte l'ipotesi federalista. In realtà quello che si è realizzato finora non è un autentico e pieno federalismo. Si dice sempre: i grandi padri sono Spinelli e Colorno, ma niente affatto. Spinelli e Colorni avevano un disegno molto più radicale e diverso. Qui è prevalso in qualche modo questo stile molto più moderato, molto meno deciso, ecco, di integrazione progressiva, settore dopo settore, eccetera. Ecco. E con il diritto di veto molto esteso, cioè le decisioni fondamentali si dovevano prendere all'unanimità. Ma quale organismo ben funzionante decide all'unanimità? Voi sapete che questa è una condizione molto ardua da poter raggiungere. Penso ne siete convinti, basta riflettere a questo. Ecco, il rispetto quindi di tutti questi principi ha bisogno di un presupposto molto importante, che è l'idea che la persona umana, qui si parla più di individuo, ma io lo vedo in questa ottica personalista, abbia fondamentalmente il diritto dovere, perché ad ogni diritto corrisponde un dovere, e questa è parte dello spirito europeo. Sapete chi l'aveva già intuito?
Giuseppe Mazzini, che ha un bellissimo libretto, si intitola Pensieri sull'Europa, che varrebbe la pena di leggere. Questi uomini dell'Ottocento erano un pochino retorici a volte, però per le loro vie arrivavano poi all'essenzialità delle questioni. Quindi il valore grande delle minoranze. Ad esempio, certamente la parte componente femminile non è una minoranza, è una maggioranza, ma per includere, per analogia, quelle cose che sentiamo di paesi dove le donne vengono rinchiuse, non possono partecipare alla vita pubblica, tutto questo è assolutamente escluso, proprio direi dalla forma mentis fondamentale, dalle scelte che l'Europa si è data. È proprio in contrapposizione, sono come idee antagonistiche in qualche modo. Il rispetto dei diritti delle persone costituisce uno degli obblighi fondamentali della UE, Unione Europea. Tali diritti devono essere rispettati dall'Unione all'atto di applicare politiche e programmi delle istituzioni dell'Unione e da ogni Stato membro, e questo è proprio un qualcosa che non può essere derogato, è una dimensione che non può essere derogata. Salvaguardia dei diritti dei cittadini, promozione delle pari opportunità, in qualche modo garantire l'accesso pieno alla giustizia e la garanzia del diritto di asilo. Questo è un altro punto importante. Queste timidezze che riguardano le persone che fuggono per salvaguardare la loro esistenza. È chiaro che c'è una situazione anche pesante da molti, però tutte le possibilità, non solo di accoglienza, perché è troppo facile aprire le porte, semplicemente, ma la possibilità di integrare, di integrazione. Quindi in qualche modo permettere alle persone di avere un lavoro, quindi di fondare anche la capacità del rispetto e della dignità su questa partecipazione a un'opera comune. Ecco, questi sono temi decisivi, direi. Le carte fondamentali dell'Europa, i sistemi fondamentali dell'Europa hanno questo senso profondo della giustizia. Ecco, per esempio, quando una persona, comunque un cittadino, si sente leso, offeso nei suoi diritti, può ricorrere alla Corte Europea dei diritti umani. La Corte Europea dei diritti umani è quindi qualcosa di molto importante. Ho detto che il diritto umano non è una formuletta consultatoria e semplicemente così per riempirsi la bocca di belle parole. Ecco, significa questo: c'è una supremazia sulla volontà di potenza del rispetto per le persone, per le realtà, eccetera. Ecco, quindi questa è, e qui voi capite che anche la funzione di queste radici religiose che si riattivano è molto importante, perché in qualche modo è da questo focolare che sono partite le scintille che adesso voi trovate in qualche modo codificate. Il problema è quello che ha sollevato Francesco, che ricordava prima Lucia. In realtà, quando questo focolare si va spegnendo per questo, per quelle ragioni, che cosa rimane di questi valori rimasti a se stessi, in qualche modo strappati via dal contesto che li aveva generati? Questa è davvero una buona domanda, una domanda essenziale. Magari ne parleremo insieme, ecco. E qui c'è il tema del gradimento anche dell'Europa e della vicinanza. In generale, ci sono alcuni paesi che gradiscono di più l'Europa, per esempio l'Olanda, che ha un vasto numero di persone che sono entusiaste di certi aspetti, anche dell'ethos europeo e delle istituzioni europee.
In Italia siamo sotto il 50% dopo un periodo decenni di grande entusiasmo. Anche questo fa pensare. Manca in generale quel gruppo ampio di persone, quella fascia ampia di persone, attorno ai 45-50 anni. E questo è brutto perché è proprio la parte più operosa, la parte che dà dei contributi. E quindi molte di queste risposte hanno una specie di storcimento di naso, ecco, nei confronti, come dire, ma... Quindi anche critiche. Spesse volte con dei luoghi comuni, no? Cioè questo, per esempio, questa Europa è solo della burocrazia e delle banche. Dovrebbe essere invece una democrazia del popolo. Quando si chiede poi chi è il popolo e di identificarlo in modo più preciso, le cose si complicano e sembra che qui più che di popolo a volte si dovrebbe parlare di giudizi, di pregiudizi, si dovrebbe parlare di un populismo che ha, badate bene, una grande tradizione culturale. C'è il populismo slavo, russo, c'è il populismo argentino, ci sono anche delle venature di populismo in Italia, quindi non è mica... bisogna esaminare con attenzione le questioni, ma però a volte questo popolo è tirato in campo solo per conestare delle, come si potrebbe dire, delle risposte comuni, difensive, ecco questa roba, gli eurocrati di Bruxelles, ecco come li si fosse visti al lavoro, in realtà poi si sa pochissimo, per esempio si sa poco di che cos'è il Parlamento europeo, di come il Parlamento europeo funziona, eccetera, eccetera. Vi propongo, per non andare oltre, una breve considerazione di carattere generale. C'è tanto di convenzionale, c'è tanto di pressapochistico nei nostri ragionamenti comuni, vorrei dire anche nelle nostre chiacchiere, mi ci metto dentro anch'io, sull'Europa. In molte prese di posizione, a questi intellettualoni che poi vengono pizzicati, cioè gli domandi, ma quali sono queste istituzioni, come si articolano? Non lo sanno, però hanno grandi idee su quello che dovrebbero essere le soluzioni, le questioni. Ma c'è qualcosa di comune in tutte queste posizioni. Ecco, credo che da parte nostra ci debba essere una grande cura nel partire dai dati e dai fatti, prima di tutto. Cioè sapere bene come funzionano le cose. Non proferire dei giudizi per sentito dire, semplicemente. E anche una grande cura nel dialogo. Quindi sentire senza alcuna forzatura, senza volere persuadere nessuno, l'opinione degli interlocutori. In generale bisogna avere fiducia nella persuasione e non nella forzatura delle menti. Io di questo sono profondamente convinto. Sull'Europa sono in corso, come moneta corrente, ma non è moneta buona, slogan per esprimere il dissenso nei confronti dell'Europa unita e del suo cammino. Si è arrivati a usare il termine la cricca degli eurocrati, ma questo è già un giudizio completamente negativo che impedisce di discernere ciò che ci può essere invece di positivo. Il distacco dell'Europa dal popolo. Beh, questo è un tema però certamente. La mia tesi è l'Europa, nonostante tutto, voi l'avete capito, io sono un innamorato dell'Europa, anche se non sono, come dire, cieco e non sono rinserrato nelle ideologie che hanno sempre qualcosa di riduttivo. Lo sono sempre stato, fin dagli anni del liceo addirittura.
due cose soprattutto mi hanno sempre affascinato: la democrazia, i suoi valori, l'Europa. Pensate un po' come mi sento certe volte vedendo che l'una non sta molto bene e che l'altra è in crisi così forte. Però bisogna in qualche modo, come dire, rivivere entro questa realtà nuova e riproporre in maniera diversa quelli che sono i valori in cui si crede, penso io. Dunque, c'è questa capacità anche e volontà di rimanere nel pregiudizio e dando significati vaghissimi a certi concetti. Per esempio, l'ultimo che ho sentito è questo: la bancocrazia, il potere dei banchieri. Certo che i banchieri hanno un potere, ma assomiglia molto questo termine all'infausta retorica della plutocrazia. La plutocrazia, il potere del denaro, erano dei punti fondamentali del totalitarismo nella parte iniziale, nella parte movimentista. Poi, una volta il totalitarismo giunto al potere, non ci sono stati più spazi soverchi, almeno per la discussione. È stato bloccato tutto. Ricordiamo anche queste piccole: un conto è un movimento autoritario nella fase ascendente, promette tutto, e poi invece una volta che si è stabilizzato al potere queste promesse sanno di amaro in qualche modo. La bancocrazia, questo potere, ora diventa anche difficile in qualche modo recuperare i valori più autentici dell'Europa, in un contesto nel quale l'attuale configurazione appare come un po' una caricatura, in qualche modo, una mala distorsione, diremmo, dei più elevati ideali dell'Europa. Proposti come una catena ininterrotta, che va da Erasmo, come ricordavo prima, a Kant, fino a oggi. Valori per cui l'Europa ha sì dei confini, ma non delle barriere. Questa era l'idea fondamentale. È attestata su quei sei principi fondamentali che ho rammentato all'inizio. Dicevo che c'è qualcosa comunque di vero anche in queste critiche degli interlocutori, soprattutto il distacco delle grandi masse, delle persone più semplici. Ecco, una volta data la configurazione, prima mercato comune europeo, poi sono tutte le varie fasi, in realtà raramente si sono chiamati le persone, i gruppi sociali, soprattutto attraverso la forma referendaria. Si è sentito poco la loro voce. Naturalmente questo si paga. Si paga. Si paga in termini di non ascolto, di dissociazione. Poi pensiamo anche a... ci sono anche altri aspetti che sono piuttosto complicati, insomma. In qualche modo questa è stato poco gratificata, anche l'informazione su questi temi. Un'informazione efficace è rimasta molta, quello potremmo dire, il velo di ignoranza su queste cose. Poi naturalmente quando l'informazione non è stata fatta e fatta bene, diventa difficile potersi lamentare, cioè bisogna tenere presente questo, questo tipo di mancanza di informazione e di raccordo. Una grande e alta idea di giustizia aveva illuminato il cammino dell'Unione Europea, nonostante comunque, e lo riconosco, errori,
manchevolezze, ecco, talora anche clamorose regressioni. Si è tornati indietro in un certo modo. Leggevo un'intervista del consueto Cacciari, che è molto impegnato a rilasciare interviste, e dice: l'Europa è finita, si salvi chi può. Direi che non c'è espressione più caustica, più definitiva. Io non la condivido per le ragioni che adesso rapidamente andrò ad illustrare. Tutto in nome del disincanto, ma il disincanto non può essere il blocco comunque, bisogna riprovare, provare di nuovo, tentare, discernere anche quello che è positivo. Ecco. Cioè sembrerebbe che l'esito di questa parabola sia disastroso. È curioso che questo venga dall'autore di uno dei più interessanti libri sull'Europa, Geofilosofia dell'Europa, stampato da quell'autore a Delfi, la cui anima era Calasso, che è morto di recente. Qualcuno, penso, seguendo anche la cronaca delle idee politiche, ha colto questo punto. Invece io credo che occorra soprattutto cautela, soprattutto la persona riflessiva. Contro gli slogan, dunque, senza accontentarsi degli slogan, anche se si va a frugarne l'anima di verità, e contro i giudizi sommari, evitando di riempirsi la bocca di giudizi ultimativi che pretendono di troncare la questione, attenendosi invece ai dati e ai fatti. Ecco l'importanza. Ecco, credo che questo sia il punto. Conoscere bene l'articolazione delle diverse istituzioni che compongono il mosaico dell'Unione Europea, cercare di partire all'interno degli stati nazionali e fare quello che si deve, perché questa Europa in realtà presuppone, non ha cancellato gli stati nazionali. Questo è il grande equivoco. Quando si dice tutta colpa, per esempio, dell'Europa. No, certi errori, certe contraddizioni sono le decisioni che sono state prese dai rappresentanti dei singoli stati nazionali. Ecco, se la politica delle migrazioni e dell'accoglienza e dell'integrazione è uscita distorta, piena di paure, piena di complessi, eccetera, non è colpa dell'Europa. È colpa di un'Europa incompiuta ancora. Questo è l'equivoco, il nodo. In qualche modo, ecco, ritorna alla dialettica, no? Bisognerebbe che l'autentico spirito europeo, l'autentica cultura europea, imbevesse veramente le istituzioni dell'Europa. Credo che questo sia un punto importante, piuttosto che prospettive apocalittiche. Informazione, comunicazione, un punto molto importante, l'aspetto simbolico. Le persone si identificano quando c'è un aspetto simbolico forte. Chi mette la bandiera europea fuori e ne prova un qualche senso patriottico? Ben pochi, purtroppo, qualche volta si vede. C'è un bellissimo libretto uscito di recente sulla musica in Europa. Ecco, la musica ha un grande potere identificante. Le persone in qualche modo, ecco, quell'inno è stato scelto molto bene, l'inno alla gioia, voi lo sentite di Beethoven, è stato scelto anche un musicista con i fiocchi, diciamo. Però occorre lavorare di più, perché educare significa convergere e quindi... Una cosa bellissima, questo libricino si può leggere in un pomeriggio. Steiner, una certa idea dell'Europa, mostra l'influenza che hanno avuto i caffè e in qualche modo
l'accogliere la figura dell'altro, per cui a Lisbona, eccetera, anche la circolazione delle idee, non solo delle merci, delle idee, della cultura, è la cultura del ricevimento, dice, ricevimento non nel senso salottiero, naturalmente, del termine. Si oppongono alcuni fatti che storicamente, dal 1918, l'Europa ha perso di peso politico e, una cosa che nessuno quasi sottolinea adeguatamente, anche in peso demografico. Nell'Ottocento gli europei andavano in tutto il mondo e lo popolavano e creavano culture. Oggi questo è lasciato all'Africa o altri continenti che crescono impetuosamente, anche se le loro risorse sono derubate da un sacco di paesi. Dobbiamo dirlo chiaro, il colonialismo non è morto, gli schiavi ci sono ancora, anche se non si chiamano schiavi, ma hanno l'etichetta, ma lavorano il caffè, il tè, eccetera, e prendendo qualcosa di sopravvivenza che poi viene venduto sui mercati degli Stati Uniti e dell'Europa in modo molto forte. Quindi educazione, valore grande dell'educazione, ecco, questo è secondo me importantissimo. È evidente che io non sono neutrale, non vi ho proposto un così stanno le cose, sarebbe occorso molto più tempo anche per approfondire. Ma però non voglio adattarmi al furore delle semplificazioni. Quindi vi dico, questa Europa che cammina economicista, soprattutto, eccetera, è amplificata da chiacchiere, ma c'è un elemento di verità. E quindi è questa dissociazione profonda che in qualche modo genera dei forti problemi. Concluderei in questa maniera. Io direi, l'Europa, nonostante tutto, anche in questa fase più difficile, anzi proprio in questa fase, che sembra intricata e decisiva, proprio quando l'Occidente si sfalda, pensate al Kairos al momento, avete visto nell'Afghanistan, no? Assoggettare tutte le croci addosso a Biden non ha molto senso, però avete visto, è un ritiro rapido e gli alleati devono meditare su questo. Allora l'Occidente era composto da due grandi realtà geopolitiche e culturali, l'Europa e gli Stati Uniti. L'Europa marciava dietro, seguiva. Erano gli Stati Uniti che avevano la strategia, la grande strategia, che contempla anche l'aspetto della difesa. Oggi, se ne hanno le energie, gli Stati Uniti d'Europa devono precedere in qualche modo, devono possedere una loro responsabilità, una loro strategia, perché non vi sarà chi toglie le castagne dal fuoco. Scusate l'espressione, ma a volte le espressioni familiari suggeriscono di più di quelle un pochino paludate, troppo forse. Io dico Europa nonostante tutto e vado a concludere, perché in questa fase difficile, intricata e decisiva, proprio quando l'Occidente si sfalda e gli USA entro l'Occidente battono il passo, userei questa espressione cauta, battono il passo, non è una sconfitta definitiva, la politica degli USA segue dei cicli in qualche modo, afferrati da una crisi piena di incognite, in qualche modo. È molto importante che l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, si dotino di una strategia e di una responsabilità. Se sapranno dotarsi di una strategia e non solo di una timida forza di contenimento, allora un avvenire c'è. Se no saranno come vasi di coccio, stretti
in vasi di ferro, stretti a vasi di ferro. Questo è ciò che è ragionevolmente prevedibile. L'Europa, nonostante tutto, una tale affermazione tuttavia non dice l'essenziale. Per l'essenziale io voglio intendere questo, soprattutto non comunica che non si tratta di scegliere un cammino di meno peggio possibile, il meno peggiore possibile, ma di capire che occorre scegliere e lottare secondo una sfida centrata sui valori. Ecco la prima parte della comunicazione. In questo senso i valori sono sempre una sfida che una cultura rivolge a tutto il mondo. E quello che caratterizza l'Europa è che questi valori, per i grandi spiriti europei, erano un paradigma. Quindi l'Europa era un modello, era un paradigma da offrire al mondo. Non per inorgoglirsi, ecco l'errore dell'eurocentrismo, siamo i meglio, ma che? Ma proprio perché offriamo questo e cerchiamo dei valori che siano universali, planetari, che possano servire per gli altri con tutte le integrazioni possibili. Allora il dramma dell'Europa è il passare da un paradigma, dall'essere un paradigma, cioè un modello, ad essere semplicemente un caso specifico, magari un caso doloroso, magari un caso di decadenza, in una forma specifica e determinata. Io credo che questi valori europei costituiscano comunque il cuore dell'Occidente. La caduta di questi valori in Europa può comportare anche quella crisi definitiva dell'Occidente che già Oswald Spengler, ma anche altri autori, avevano preconizzato. Vi ricordate il tramonto dell'Occidente, che giocava proprio su questa idea che l'Occidente sia il punto dove il sole declina. Tenete presente che Europa, invece, ha quest'altra radice, una radice che viene dal mito, dalle grandi narrazioni. Le grandi narrazioni hanno costituito la prima trama del riconoscimento europeo. Ecco, questo bel libro, Epos, che parte da Odissea, da Odisseo, Ulisse, da Enea, intorno a queste grandi figure dell'ospitalità, eccetera, Epos. Sono queste grandi figure. Dicevo che è il cuore dell'Occidente, quindi è prevedibile che se in Europa vi è un declino non solo dell'efficacia, sia l'Occidente intero in qualche modo a perdere il suo ruolo, la sua funzione. E bisogna quindi puntare su un più Europa e penso anche, per non nascondere la mia opinione, anche su un più Unione Europea. Cioè in qualche modo una dialettica più vivace, un federalismo più integrale, non un semplice gioco degli stati per magari avere un tornaconto che riguardi questo o quello stato in vantaggio quindi sugli altri stati dell'Unione Europea. L'essenziale allora è che lo spirito europeo viva in interiore omine, all'interno del cittadino, nell'animo del cittadino, il tema dell'affetto che in qualche modo motiva alla partecipazione. E quindi siamo noi che in qualche modo viviamo e maturiamo entro questo spirito, nella sua memoria, nella sua tradizione culturale e valoriale, quella che si crea e si trasforma ogni giorno. Senza questa memoria, questo è il paradosso, noi inaridiamo come fossimo foglie recise
rimuovere un passato così ricco di significati senza cercare di rienuclearli, di trasformarli, non è altro che preparare ad un futuricidio senza rimedio. Perché c'è un rapporto enorme tra la potenza, la forza del ricordare e la capacità di progettare il futuro consapevolmente. Ma un grande scrittore, che era un pochino anche un grande umorista, Paul Valéry, diceva: ma forse neanche il futuro è più quello di una volta. Ho fatto un po' di più, ho preso un pochino più di tempo, spero di non avere detto cose troppo strane, e comunque sono queste. Bene. Bene, ti ringraziamo per questa relazione così ricca di spunti. Adesso diamo la parola magari a qualcuno dei presenti. E volevo anche salutare tutti da parte di Stefano Di Donè, che ha dovuto assentarsi per un contrattempo. Sì, adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda può alzare la mano. Come spiegavo prima, c'è il tasto reazioni in basso, nella barra in basso a destra, e io cercherò di rispettare l'ordine con cui vengono fatte le domande, con cui viene alzata la mano, insomma. Mi farebbe molto piacere, ma no, purtroppo non si può con la bacchetta magica smuovere. Magari se vuoi segnare da parte mia, magari risponderai magari dopo con calma. Quale può essere questa riproposizione di questi valori su cui si regge proprio lo spirito dell'Europa? Quale può essere la funzione della scuola? Perché se ci sarà questo ricambio, abbiamo parlato di calo demografico degli europei in senso proprio, e ci sarà un ricambio di popolazione demografico giustamente proveniente da altri posti del mondo, la scuola potrebbe essere centrale in questo riproporre lo spirito, e dopo chiaramente ci saranno anche degli arricchimenti dalle altre civiltà, dalle altre. Anche critiche, osservazioni alternative, perché c'è naturalmente, come ho detto, è molto soggettivo, le cose che ho detto sono molto soggettive. Ho visto che si era prenotato Giorgio Rivolta, per cui gli diamo la parola. Sì. Ciao Giorgio. Sì. Cerco di rompere il ghiaccio su una questione che mi sta molto a cuore. Oggi parliamo di Unione Europea, ma fino al 93, anche a partire da come l'avevano denominata i fondatori, si parlava di comunità. A me sembra che questo termine, che esprime un forte concetto, un'idea di comunità, costituisca oggi il grande assente, nel senso proprio dell'atteggiamento comunitario, perché la comunità non è nulla di precostituito, non sono solo i suoli, le terre, le appartenenze. La comunità è un atteggiamento che vede nell'altro la possibilità della realizzazione di sé. E quindi ti chiedo, Giuseppe, come vedi possibile il passaggio da un'idea di libertà assolutamente declinata come separazione difesa dall'altro all'idea di libertà che invece avevano i nostri padri resistenti, i quali avevano nelle loro lettere e anche nella loro azione compreso che la mia libertà comincia non dove finisce,
ma dove inizia quella dell'altro. Se non recuperiamo questo spirito e soprattutto questa attitudine politica, come potremo realizzare quei principi, quegli ideali e quei valori che tu hai messo così bene in luce? Ditemi se è opportuno che dica qualcosa adesso o magari aspetti che si manifesti l'opinione di qualche persona. Vedo Ennio, scusate, vedo Ennio De Bellis alzare la mano, quindi magari raccogli qualche altro contributo, qualche altra domanda. Anch'io direi sì. Bene. Ora diamo la parola a Ennio De Bellis. Prego. Posso fare una domanda? Io chiedevo, siccome ho preso appunti prima sulla questione del populismo, che è una, diciamo, una questione che a mio avviso ha molta rilevanza, perché poi di fatto la questione del populismo è la questione è una questione, diciamo, sottesa a tutta la relazione del professor Goisis. Perché è la reazione all'esclusione, ecco, questo poi alla fine è il populismo. Però siccome ci sono, come diceva appunto il professore Goisis, tante interpretazioni, quindi altrettanti possibilità di esclusione, allora io mi chiedevo, può essere peraltro in un'altra parte della relazione del professor Goisis, il ruolo della conoscenza, quello che risolve la questione anche valoriale? Ecco, questa è la domanda. Cioè, può essere un incremento del livello generale della conoscenza quello che permette l'inclusione al posto dell'esclusione, quindi la soluzione a molte delle questioni che abbiamo sentito e che peraltro hanno costituito un quadro molto, molto organizzato? Ecco, questa è la domanda. Grazie tante. Bene, se vogliamo andare avanti con le domande, ho visto che si era prenotata anche Giovanna, non vedo il cognome, non so se era, però deve attivare il microfono, non la sentiamo. Ecco, perfetto. Ecco, penso. Giovanna Barani. Ecco, io volevo rivolgere una domanda al professore perché ho sentito un'affermazione sua che mi ha veramente molto colpito e che condivido totalmente. Vale a dire, la memoria ha grandi potenzialità e un enorme significato per la riproposizione, per la nuova progettazione di cambiamenti, trasformazioni per il futuro, in fondo. Ecco, solo che io mi domando, non so se riuscite a comprendermi, il genere della mia connessione a internet si rivela, si inghiozzo e impedisce quindi io articoli in maniera ragionevole i miei suoni, non so. Ecco, memoria, progettazione del futuro. Ma mi domando, sono un po' polemica, da grande europeista convinta a essere chiaro, la memoria di cui può disporre un europeo, che memoria è? Una memoria limpida o tante volte in fondo i principi, gli ideali costitutivi della comunità europea si sono rivelati un velo ipocrita. L'Europa nel suo passato, quindi facendo riferimento alla memoria, è del tutto limpida o ha delle responsabilità enormi, tragiche, perché non ha affatto difeso la pace nel suo passato, ma ha prodotto la guerra,
guerre, ad esempio colonialistiche, da dove provengono in realtà? I contrasti colonialisti, se non dall'Europa, quindi che voglia abbiamo noi europei? Non so, finisco perché senza altro detto delle merite e sciocchezze. Allora, visto che ci sono altre prenotazioni per le domande, però se il professor Goisis è d'accordo, magari intanto facciamo rispondere a queste, se no magari si accavallano tra tante domande e dopo ci si perde. Volevo sapere, per poter rivolgermi a questa gentile signora, il suo cognome o nome? Giovanna Varani. Ah, Giovanna, è veramente interessante questo tema che lei ha toccato della memoria. Sì. Dunque, sono quesiti che mi fanno un po' tremare, non è retorica, perché sono... Dunque, il primo, la funzione della scuola. Funzione della scuola grandissima. Una scuola debitamente rivista e non solo sotto l'aspetto tecnico. Spesso io ho visto diversi modelli di... ma abitano a un pensiero binario, anche e soprattutto quella testistica. Allora, A o B? No, non è niente affatto. Il coraggio della critica bisogna anche insegnare, e di una valutazione più profonda, perché la nostra è una società complessa e non ci aiuta risolvere le questioni svoltando l'angolo semplicemente. Ma credo che questo sia un tema molto, direi, decisivo. E spero tanto che il ritorno, se possibile, senza pericoli eccessivi, a una didattica non più a distanza ma in presenza, potrebbe aiutare molto. Credo che sia anche importante che i contenuti dell'insegnamento e lo spirito non abbiano un carattere depressivo. Molti dei nostri intellettuali, non userei quell'espressione retorica, i cattivi maestri, eccetera, perché sempre essere accusatori, però certamente insegnano, trasmettono, per così dire, una visione nichilistica, profondamente nichilista. Questo sì, mi azzardo a dirlo. Vedete, ho riflettuto molto negli ultimi tempi su quella frase usata da Paul Ricoeur, maestri del sospetto. Mi è venuto da dire che oggi c'è una società del sospetto. Per varie ragioni le persone guardano l'altro con sfiducia. Questa dimensione della sfiducia, che non è di tutti, naturalmente, con le dovute distinzioni e virgolettature, è qualcosa di molto dannoso per la società. Certamente non si, per dirlo in Veneto, non si tratta di esaltare i baucchi, cioè quelli che si fidano di tutto e di tutti e vanno a finire nel tombino, come il protofilosofo Talete si diceva fosse precipitato. Non intendo questo. Intendo dire che deve esserci in una società, pena l'anomia, cioè la mancanza di sostegno, di regole, che porta a un certo sgretolamento sociale, occorre una visione di una certa fiducia reciproca e nella possibilità di accordo e di realizzare cose buone. Se no c'è la paralisi. E la scuola ha una grande funzione, non solo per quello che insegna in maniera determinata, ma per lo spirito generale, per il metodo con cui si impartisce l'educazione. Quindi credo che si trovi di fronte a uno snodo decisivo, e più che tutte le discussioni,
su questo, sì, occorre un passaporto, ma un passaporto che soprattutto faccia circolare delle buone idee, dei buoni valori, dei significati che sostengano anche nell'esistenza, senza che tutto ciò sia artefatto. Il bravo insegnante trasmette spesso senza dire in modo specifico, ma con il suo atteggiamento complessivo, come anche del resto il buon genitore. Si sta zero con le chiacchiere, inutile dire fai questo, fai quell'altro, eccetera, se poi la persona non è minimamente così. Qualche volta direi attenti a non cercare il troppo sublime, direi però basta che l'accordo tra come si vive e come si pensa sia vicino. Non dico che sia identico, perché questo è difficile. Ma credo che sia importante quindi educare in famiglia, riprendere questa funzione dell'educare e a scuola e anche nell'università, dove spesso c'è aridità. C'è aridità. L'amico Giorgio Rivolta ha toccato un tema bellissimo, la comunità. La radice così bella, co-umanità, quindi nel senso più profondo, dove si è uomini assieme, si matura assieme, uomini nel senso umani naturalmente, nel senso generale. È bellissimo questo che lui ha sottolineato. Come si può far risorgere questo spirito di coumanità? Ecco, al di là di quella idea di libertà. La frase che ha usato lui, io qualche volta la declino così, bisogna che la nostra libertà non ci porti ad allungare il braccio tanto che il nostro pugno tocchi l'altro. È un po' più brutale di quella che si... Ma secondo me suggerisce bene questo tipo di concezione, insomma, una libertà che non ferisce l'altro, ma che ci aiuta tutti quanti a crescere. Io credo che questo sia lo spirito e quindi bisognerebbe che qualcosa dei grandi padri dell'Europa che hanno dato la prima spinta risorgesse. Loro venivano da questo spirito di sfida, di lotta al totalitarismo. E questo li aveva temperati. Quando tu hai provato il gusto di quella libertà e hai provato la morsa di quella oppressione, allora in qualche modo ti tieni entro questa visione della coumanità, la costruisci piano piano. Io direi all'amico Giorgio Rivolta che il più in questo cammino è da rifare, perché anche quegli agganci così preziosi vigono come esempio, ma il contesto oggi è diverso, le problematiche sono diverse. Pensate per esempio all'aspetto dell'educazione digitale, che oggi è così presente e decisivo, sapere usare della tecnologia, introducendovi però un supplemento di anima, un supplemento di riflessione ulteriore, quindi senza esserne schiavi, ma piuttosto riuscendo a misurarla, ad esserne i custodi, in qualche modo, in modo che l'uomo non diventi punitore di se stesso, ma invece sia in qualche modo il supporto di se stesso, l'aiuto di se stesso. L'intervento dell'amico professor De Bellis è straordinariamente interessante. È vero, il populismo è un problema fondamentale. L'aveva intuito Maritain, in un certo senso, quando nei tre riformatori, che pure è un testo di reazione in un certo senso alla modernità, aveva intuito questo,
che è proprio la democrazia concepita da Jean-Jacques Rousseau, il fondamento dell'equivoco, o uno dei fondamenti di questo equivoco. C'è una frase in Rousseau: il popolo si inganna ma non si corrompe, che voleva dire il popolo è buono sostanzialmente, come a dire, antico detto, vox populi, vox Dei, la voce del popolo è la voce di Dio. Non è vero affatto. Purtroppo l'inganno esercitato sulle folle, sulle masse, sulle moltitudini è nel nostro tempo, tutte le maggiori elezioni sono state dominate da autentiche bugie. Ma anche, pensate per esempio a Brexit, gli stessi fautori di Brexit hanno confessato che i dati che hanno portato su quanto sarebbe costato di svantaggio, va bene, all'Inghilterra introdurre questa separazione, questi dati erano in gran parte artefatti. È quindi facilissimo persuadere quasi tutti di quasi tutto. Questo è il punto della questione. Altra cosa è il popolarismo, invece, c'è questa idea di un popolo che in qualche modo si eleva moralmente, gradualmente, e acquista conoscenza, ecco la parola. Questa conoscenza, non per dire ci sono i conoscenti e gli ignoranti, questa concezione elitistica fasulla, non è questo, ma chi ha la responsabilità del sapere diventa responsabile nei confronti degli altri e cammina insieme agli altri senza distanziarli. Quindi la responsabilità diventa la parola chiave. Ma questo tema che lui ha toccato meriterebbe molti, molti e maggiori sviluppi. Ecco. Il popolo si inganna ma non si corrompe. Magari fosse vero. Lo stesso Papa Francesco, che è una persona di un'autorevolezza straordinaria, che menzionerei perché l'Europa è uscita dal suo, e questo è significativo, non è più così centrale, cioè il Papa Ratzinger è stato l'ultimo pontefice in cui il tema dell'Europa è stato decisivo. Basterebbe pensare al famoso discorso di Ratisbona, che sarebbe da rileggere attentamente, che è stato poi, come dire, subissato da critiche, ma non è stato letto profondamente. Lo stesso Papa Bergoglio fa questa distinzione tra populismo e popolarismo, ma ci sono degli studi importanti su queste radici argentine e non è possibile svincolarsi completamente, perché il peronismo ha proprio come... è uno dei, come si potrebbe dire, dei pilastri della visione populista. Naturalmente non è detto che lui ci soggiaccia, ti dico, fa tutte le distinzioni possibili, tutte, però il rischio c'è, in qualche modo. In realtà c'è una radice religiosa del populismo, non era mica un giochino solo vox populi, vox Dei, perché il fondamento è nell'idea del popolo cristiano. Ecco, e quindi questo popolo cristiano che in qualche modo ha una specie di intuitus, una specie di coglimento quasi infallibile, che rapporto con la grazia, che rapporto con i temi più... Ripeto, non intendo dire assolutamente quello che qualcuno ha scritto, ci sono degli studiosi in qualche modo del mondo latinoamericano che l'hanno sostenuto, che si tratti propriamente di una mentalità populista, tanto è vero che c'è bisogno di distinguersene. In Fratelli Tutti c'è proprio un paragrafo che voi potete andare a trovare, populismo e popolarismo, che cerca in qualche modo di rimarcare le distanze. Spero con l'amico De Bellis di poter riprendere, perché questo tema che ha sollevato è molto importante. Poi c'è questo veramente eccezionale intervento, secondo me, di Giovanna Varani. Qui sottolineerei due cose. Primo, lei ha detto benissimo, la memoria dell'Europa è una memoria tragica,
non è un qualcosa solo di latte e miele, erosio, ma per carità, le due guerre mondiali nascono nel cuore dell'Europa, soprattutto dal dissidio franco-tedesco, come sapete, che poi si è allargato ed è diventato incontenibile. Ma dall'aspetto tragico nasce, come ricordava Gabriel Marcel, una sagesse tragique, una saggezza tragica. È il tragico che in qualche modo, lo so che è una cosa difficile da guardare, ma è la tragedia che conferisce poi quell'impulso decisivo a capire e a evitare poi. Naturalmente questo con una grande considerazione per la sofferenza delle vittime. La seconda cosa è questa, che la memoria è stata intesa spesso in senso individuale. Qui c'è invece da scovare, da stanare, la memoria collettiva, in un certo senso, che è un tema importantissimo. Bergson è stato il grande valorizzatore, matière et mémoire, della memoria individuale, ma un suo allievo, che poi l'ho abbandonato perché non era soddisfatto, si chiamava Halbwachs, ha iniziato proprio lo studio della memoria collettiva, della memoria corale. E quella a cui mi riferisco, certamente in questi ricordi c'è qualcosa di tragico, ma ci serve per programmare un futuro che sia più libero da certe storture. Vi faccio un esempio. Tutta una generazione ha sognato di creare il paradiso in terra. Ma dietro questo paradiso in terra poi si è realizzato un vero e proprio inferno, il cosiddetto universo concentrazionario. Altro che paradiso, neanche purgatorio. Proprio, con gli antichi luoghi teologici, inferno. Allora questo, una memoria profonda, corale, lo deve apprendere, lo deve capire, e quindi guardarsi anche da quello che è il perfettismo politico. Il perfettismo politico sogna baldanzosamente un mondo totalmente migliore, ma spesso agita l'odio e fa emergere degli aspetti molto negativi. Questo tema del perfettismo politico è stato sviluppato da Antonio Rosmini, che è stato un grande filosofo, un grande personalista, e direi soprattutto un grandissimo studioso della politica. Filosofia politica di Antonio Rosmini è uno dei testi più belli dell'Ottocento, più realistici nel senso completo della parola. Quindi non realismo come cinismo, realismo in senso pieno, cioè guardare le cose. Non mettersi la benda davanti agli occhi per non vederle o storpiarle perché ci si vuole consolare. Magari appunto si avvicina la sera e quindi avere una visione un po' più idilliaca. Curiosamente, sapete, le cose non stanno come uno pensa, per esempio, Leopardi non credeva a niente. Leopardi era... Sapeste in quante cose credeva Leopardi? Leggendolo bene. Altro che, pensate che Leopardi arrivava a dire che sperare è necessario, nessuno vive che non speri. Curioso questo. E arrivava a dire una cosa molto giusta secondo me, neppure il suicida muore davvero disperato, perché in qualche maniera pensa al rimpianto di coloro che lascerà, pensa con il suo gesto di trasformare il disinteresse e l'indifferenza in affetto, può darsi che siano disegni sbagliati naturalmente, ma neppure chi si toglie la vita lo fa davvero disperato, perché vita e speranza sono la stessa cosa.
Grazie professore. Allora andrei avanti con le domande. E, si era prenotato Andrea Giambetti, ma poi purtroppo ha dovuto scollegarsi per un impegno, per cui cerco di proseguire con l'ordine con cui vi eravate prenotati. Ho visto che aveva alzato la mano Clemente Sparacu. Sì, volevo porre una domanda che insomma è al professore. Si tratta, professor Goessis, si tratta di questo, cioè se la crisi dell'Europa non è una crisi dell'illuminismo, nel senso che questa cultura, questa deficienza di cultura non è altro insomma che questa incapacità dell'illuminismo europeo di rinnovarsi, questo rivolgersi all'illuminismo in un senso nichilistico. Da qui anche il problema della democrazia. Abbiamo parlato di distacco delle masse, ma questo distacco delle masse può essere anche letto come distacco dei popoli europei. Lo stesso problema del populismo non può essere affrontato, secondo me, demonizzando questo inquietante ospite che è il populismo. Sono populiste interi popoli europei. Allora questa incapacità anche dell'intelligenza europea di dialogare con il populismo stesso e quindi in un certo senso di assumerne alcune delle istanze che possono essere positive del populismo stesso, non semplicemente di demonizzarlo. Penso. E poi l'ultima cosa riguarda le radici. Senza radici Ratzinger e insieme al professor Pera, Marcello Pera, aveva segnalato questo fatto, insomma, che lei ha riportato, cioè questa rimozione del passato. La rimozione del passato è anche rimozione delle radici cristiane. Possiamo includere le persone, però non possiamo tagliare le radici. Un problema molto grande, questo non c'è in Italia, ma c'è soprattutto per esempio in Francia, è il problema della coesistenza con culture diverse. Non parlo di non includere le persone, parlo di culture. Non possiamo nasconderci che l'Islam è un problema per quanto riguarda molti stati europei. Grazie. Grazie. Allora, vado avanti. Ho visto che nella chat aveva fatto una domanda Giuliano Fantino, intanto la leggo. Chiedeva: un nodo cruciale del processo di integrazione europea è il rapporto fra cristianesimo e cultura europea. Quale può essere il senso di una Costituzione dell'Europa unita? Quindi questa era la domanda. E dopo si era prenotato Francesco Totaro, perciò passo la parola a lui. Grazie. Innanzitutto mi scuso con Pino Goessis per essere intervenuto in ritardo per motivi insomma di riunione precedente e quindi di non aver seguito tutto il filo del suo discorso. Quello che ho sentito mi sembra permeato da un lodevolissimo pathos intellettuale, quindi non solo riflessione astratta, ma anche, come dire, promozione dei sentimenti a favore dell'Europa. Questa è una tonalità linguistica che bisognerebbe imitare e proporre su vasta scala, perché spesso il discorso sull'Europa rischia di essere un discorso intellettualistico, purtroppo. Volevo chiedere a Pino cosa pensa del connubio tra populismo e interpretazione autoritaria della democrazia, soprattutto in alcuni paesi europei. Ecco, questa miscela mi sembra che sia di tipo disfattistico, così come pure di disfattismo possono essere imputati coloro che trinciano giudizi sommari sulla fine dell'Europa, insomma. Per cui si è sempre disposti alla ghigliottina nei confronti dell'esperienza storica, anche quella che invece avrebbe bisogno di essere supportata, ecco, con ingredienti sostanziosi perché vada verso un incremento e quindi sia capace di sottrarsi
a quelle contraddizioni, a quei limiti che pure Pino ha messo in evidenza. Grazie Pino. Grazie. Allora c'è l'ultima domanda che era in chat e l'aveva fatta Cristoforo Ricci, adesso la leggo io intanto. Vorrei chiedere al professor Goisis se, a suo modo di vedere, la crisi dell'Unione Europea dipenda dal fatto che essa, nelle sue più alte sfere, sta condividendo lo schermo, perciò mi fa saltare. Sì. Ok, grazie. Allora, dicevamo, no, aspetti che provo a vedere. Renato Pagotto, lei sta condividendo lo schermo, perciò stiamo vedendo il suo monitor di fatto. Aspetti che provo a vedere se riesco a metterlo giù, se no... Ok, adesso continuiamo con la domanda allora. La rileggo da capo. Vorrei chiedere al professor Goisis se, a suo modo di vedere, la crisi dell'Unione Europea dipenda dal fatto che essa, nelle sue più alte sfere, non riesca più a gestire l'ideale che l'ha generata, ossia il perseguimento della pace, della libertà, della solidarietà e del benessere dei popoli, soprattutto a causa dell'ostinato rifiuto di recuperare e valorizzare sul piano antropologico la sua radice cristiana, come denunciato tra l'altro da Papa Giovanni Paolo II in Memoria e Identità. Ecco, questa era l'altra domanda. Passerei la parola al professor Goisis per le risposte. Solo una cosa. Giuliano Fantin mi aveva letto, vero? Un po' perso. Gliela rileggo se vuole, sì, ce l'abbiamo in chat. Abbia pazienza perché... Non c'è problema, tanto le abbiamo qua. Allora, chiedeva, un nodo cruciale del processo di integrazione europea è il rapporto fra cristianesimo e cultura europea. Quale può essere il senso di una Costituzione dell'Europa unita? Dunque, non è mica così facile. Non vorrei questo, ovvero che l'aspetto, diciamo, un po', come si potrebbe dire, che potremmo dire di entusiasmo della ragione, che ho messo nelle mie povere cose, possa far pensare che io... ne capisca, né... ecco, io ho un senso piuttosto forte dei miei limiti, soprattutto in questo momento. Quindi se a qualcuno però serve qualcosa, sono contento di questo. O gli sembra che serva qualcosa. Dunque, il primo punto è questo. Il signor Clemente, mi pare, ha detto delle cose molto interessanti, ecco, sulla crisi dell'Europa, e se ci sia coinvolto l'illuminismo. Qui io da un lato penso che di fronte a maghi, stregoni, eccetera, una certa dose di illuminismo, in senso però lato, ci starebbe. Io ammiro molto quei proto-illuministi tipo Ludovico Muratori o altri, che studiava il professor Nonis. Ecco, per esempio, una figura come Parini o una figura come Soave, che pur in una fedeltà al cristianesimo erano aperti in qualche modo alle nuove idee. Poi, come Adorno ci ha mostrato, Theodor Adorno, e l'illuminismo ha delle possibilità regressive, ha una dinamica spesso complessa e quindi non bisogna prendere nulla come sottratto alla critica. Soprattutto vedo i punti di crisi dell'illuminismo in due aspetti. L'atteggiamento verso le scienze oggi
e il naufragio della ragione anche filosofica dall'altra parte. Assistiamo proprio a un naufragio della ragione, che non è cosa da poco, perché se si abbandona il criterio della ragionevolezza, meglio della razionalità, che certamente va coniugata poi con un sano realismo, tutti gli incubi sono possibili. Anche i sogni, perché si crede di sognare tutte cose belle, come dicevo prima, poi ci si ritrova invece imbottigliati. Questo è evidente, guardate. Anche l'emotività, e che ci sia un accordo tra emotività e ragione, va assolutamente bene. Cioè l'uomo armonico è un uomo in cui collaborano le due dimensioni. Ma in definitiva il filtro per l'azione deve essere fatto dalla ragionevolezza. Se non dicessi questo non sarei un filosofo e non direi quello che penso, ecco, soprattutto. Credo che quindi sia importante tutti e due questi aspetti. Io amo moltissimo il cosiddetto pensiero femminile, Weil, Stein. A proposito, proprio nel sito ho collocato quel piccolo testo, l'ho dato a Lucia, Stein e l'Europa proprio. Lo ricordo, ma perché riguarda l'Europa. Mi hanno insegnato questo valore dell'aspetto emozionale e come deve andare in armonia. Però un conto è questo, un conto è l'emozionalismo diffuso. Un conto è ragionare anche con il cuore, un conto è ragionare con la pancia. Non è la stessa cosa. Il cuore ha una saggezza complessa, pensate al cuore nella Bibbia, e invece ragionare con il ventre, con lo stomaco, è un'altra cosa. E secondo me dobbiamo guardarci da questo aspetto. Tutte le principali elezioni, ma anche Brexit e tutto, sono stati combattuti a fior di bugie e di manipolazioni. E questo fa pensare. La gente si è accontentata. Questo mi piace, hai like, questo va bene, basta. Ecco, sulle scienze è interessante quello che è successo quando Covid si è imposto. Prima una specie di liturgia, quindi le scienze sono il miracolo, c'era quella vignetta che diceva, c'era la bambina piccola che diceva: io adoro le scienze, per me sono veramente un dogma. Evidentemente la bambina nella sua ingenuità esprimeva una contraddizione completa. Come diceva Galilei, la scienza procede per tentativi ed errori e quindi bisogna secondarla, bisogna apprezzarla, ma non idolatrarla, non adorarla, perché si entra in un'altra dimensione. Cosa ha fatto poi le persone? Quando si sono accorte che non risolveva tutto, che non era la panacea, hanno cominciato a disprezzarla, per cui sulla rete sono comparsi messaggi più inverosimili, la dittatura addirittura di questi scienziati, i quali peraltro hanno cominciato a litigare tra di loro, a comparire in tutte le cose, non c'era nessuna distinzione tra infettivologi, virologi, eccetera, immunologi, una confusione. E questo tipo di cattiva comunicazione ha gettato sfiducia, è uno di quei tasselli di ciò che io chiamavo prima l'aspetto della sfiducia. Quindi ha ragione di dire c'è una crisi potente da questo punto di vista. E credo che sia importante comunque il problema che lui ricordava, dialogo. Ha detto molto bene del dialogo. Anch'io, per esempio, penso che con queste esigenze, queste istanze, più che dire semplicemente non è così, è tutto sbagliato, come faceva Bartali, vi ricordate Bartali? È tutto sbagliato. Come fanno certi intellettuali apocalittici, bisogna invece sostare e cercare di capire se ci sono degli aspetti, per esempio anche nel movimento cattolico ci sono aspetti populisti.
ma poi corretti, per cui l'intuizione è diventata quella del popolarismo e quindi di una visione partecipativa. Penso per esempio a Don Luigi Sturzo, che è un grande personaggio, è stato anche un sociologo notevole, non era mica solo azione, attivismo e basta. Quindi sono convinto che ha sottolineato un punto molto equilibrato e molto giusto, e anche questa rimozione del passato è davvero pericoloso. Sull'Islam direi soprattutto distinguere. Ci sono dei teologi del Cairo che presentano ad esempio un Islam straordinariamente aperto, eccetera. Ma spesso le persone della banlieue, soprattutto anche le generazioni più giovani, in qualche modo reagiscono all'ambiente circostanza. E che cosa fare di fronte a questo? È uno dei problemi, dei diversi problemi, anche capitali, che l'Europa si trova di fronte. Speriamo che eviti sia la rimozione del passato, sia le forme non inclusive, perché poi tutto sommato il problema non è di aprire le porte, di accogliere, ma è di dialogare e attraverso questo costituire quell'amicizia che rende veramente, ci rende cittadini. Noi siamo concittadini, siamo, come diceva Giorgio Rivolta, in comunità, proprio per questa capacità di apertura, di amicizia civica. Questo è il punto fondamentale. Ringrazio anche il signor Giuliano che ha posto questa domanda, che mi pare molto importante, ma poi sulla Costituzione europea, quale potrebbe essere, non... qui il discorso si farebbe troppo complesso, non sono sicuro di esserne in grado. Io direi per ora di tenersi questa, però di avanzare. Io credo così, che se l'Europa avanza diventa più capillare, più, e se no regredisce e muore. Ecco, questo è il punto decisivo, punto delicato. Ecco, è tornato sull'aspetto cristiano poi. Ringrazio poi Franco Totaro tantissimo del suo intervento amichevole. È molto interessante questo tema della democrazia guidata o semidemocrazia, o anche, come ha scritto per la prima volta Edoardo Galeano, la democratura. Bellissima l'espressione democratura, perché mette insieme la dittatura, sentite l'ultima parte della parola, con la democrazia. Ce ne sono molte forme, soprattutto nei cosiddetti imperi. C'è un, in inglese è uscito un libro interessantissimo, To Kill a Democracy, e mostra l'estraneità dell'Occidente al problema dell'India. L'India era, è stata per anni in una situazione costituzionale tendente alla democrazia, pur avendo avuto un pesante colonialismo inglese, ma anche però in qualche modo questo colonialismo ha acceso di ammirazione per il costituzionalismo. Che cosa è accaduto? Poi c'è stata questa soluzione Modi, il favore che sempre l'Occidente ha portato verso il Pakistan e verso altri avversari storici dell'India, e questo impero è scivolato via. Quando parlo di imperi, parlo di Russia, di Cina, di India e degli Stati Uniti. Sapete che più della metà della popolazione mondiale si trova in questi imperi. Ecco, il rischio dell'Europa è che diventi una provincia, perché laddove ci sono gli imperi ci sono naturalmente le province che in qualche modo gravitano attorno. Ecco, è interessantissima l'osservazione di Franco, perché la Russia è proprio un esempio di questa miscela pericolosa. La Russia ha una tradizione populista straordinariamente importante.
c'è un lavoro di Valicky, questo storico delle idee, non so se lo pronuncio bene, perché Valicky con la V doppia, proprio sul populismo nei popoli slavi, ma in modo particolare nella profonda Russia. Ora, gli occidentali, dopo la caduta del muro di Berlino e la crisi poderosa del sistema sovietico, si illudevano che col sistema sovietico fosse scomparsa anche, pensate un po', la Santa Russia, la Russia profonda, eccetera. Invece questa è risorta anche nelle parti più discutibili, la commemorazione per esempio dei Romanov, come i Romanov fosse delle, non voglio dire naturalmente approvare la loro barbara uccisione, dico semplicemente che farne dei modelli di riferimento nel 2021, nel 2020 è, mi pare abbastanza implausibile. Ecco. È risorta questa forma profonda che Putin interpreta con una straordinaria regia politica. E quindi è vero che si mescolano queste due cose, il populismo, e direi che Putin è proprio l'esempio di questa democratura. Perché in maniera persuasiva, mi pare che si stiano avvicinando anche le elezioni, quindi ecco, un guanto morbido, mica tanto morbido con gli avversari, spesso è un guanto di, e in qualche modo il pugno invece, che è capace di tenere insieme le cose. Quindi interessante perché lì, proprio in questo riemergere delle falde più profonde della Santa Russia, c'è questo esempio di una democratura, di una miscela tra democratura e populismo diffuso, che si trova anche in autori poi, che poi sono fuggiti dall'assetto sovietico. Per esempio in certe pagine di Nikolai Berdiaev, che tra parentesi è il primo filosofo che ho letto al liceo, perché con un po' di soldini avevo vinto un piccolo premio scolastico e sono andato a prendermi Berdiaev, e quel tipo di personalismo così interessante sul piano sociale è stata forse la prima lettura, insieme con, pensate un po' che roba strana, con l'Enciclopedia Filosofica di Gallarate, l'edizione Sansone. Viene un po' da sorridere pensare a questa roba. Dunque, allora credo che questa miscela ci sia, sia da tenere presente, e va formulato un giudizio critico su questo. E infine, l'ultima persona, mi pare Ricci, signor Ricci, che ringrazio, ha parlato di una crisi dell'Europa molto più forte, anche riguardo alla pace. Qui va una battuta sola. È importantissimo questo punto. Si pensa che essere pacifisti così sia sufficiente, sia quello che occorre fare. Dire, ma lo fanno tutti. Chi è che è per la guerra? Alzi la mano chi è per la guerra. Ma qui c'è un altro problema, che non si è fatta una politica di pace. Fare una politica di pace è molto più difficile che predicare, fare dell'omiletica, molto più difficile. E quindi in qualche modo occorre dotarsi di una strategia, affinché si andava dietro alla NATO, che era grosso modo, pensate al problema delle basi americane, eccetera, che era soprattutto orientato dagli Stati Uniti, l'Europa non si è dotata di una strategia. Voi sapete che De Gasperi è proprio caduto su questo punto, cioè sulla CED. Lui voleva formare un nucleo di difesa, semplicemente, perché aveva le idee molto chiare, in un periodo di guerra fredda. I voti gli hanno capovolto la situazione, ha dovuto abbandonare tutto, e col sogno di De Gasperi della CED, in realtà non si è ritornati a questo problema di una alta e coerente strategia. Quindi è importantissimo, non prediche, fare, tentare di fare, cercare di fare una difficile politica di pace, politica di pace, per non fare, come dicevo, i vasi di coccio entro i vasi di ferro. Cioè decidono gli altri e noi semplicemente ci si adegua.
magari mendicando anche, dicendo che in fondo poi non tutti sono favorevoli a dare ospitalità a coloro che fuggono per la vita. Volevo anche permettermi di salutare il professor Pagotto, che ho visto per un attimo inquadrato, e dire che lo ricordo quando pensavo ad un educatore, lo dico senza nessuna captatio benevolentie, ad un educatore che in qualche modo lavora nel profondo, che fa poche chiacchiere come ho fatto io stasera invece, purtroppo, e che invece è un esempio, io penso a lui. Ecco, volevo salutarlo, non volevo mancare in questa cosa. Ecco. Penso che sarete stufi di sentire questo poveraccio. Veramente andrei ancora avanti, ma Jacopo, ci sono altre prenotazioni? No. Al momento non ci sono altre prenotazioni. Ora, sentite, visto che sono le 8, pur con dispiacere, dobbiamo lasciarci. Ci troveremo presto in altre occasioni, si spera, anche in presenza, si spera finalmente. Ecco, comunque ci sono alcuni che vi salutano, che hanno dovuto andare via presto, la Silvia Grandi, Matteo De Boni, l'Adriana Rinaldi ed altri che adesso non ricordo. Io ringrazio tutti i partecipanti, soprattutto il relatore, ma tutti, perché mi sembra che sia stato anche un bel clima di dibattito e di interrelazione. Sulla Costituzione europea sentiremo in novembre un giurista che è già previsto nel nostro ciclo. La prossima riunione comunque sarà in ottobre, 15 ottobre, e parlerà sempre sul discorso dell'Europa e sulla sua crisi in particolare, parlerà Gregorio Piaia, il nostro diciamo presidente onorario. Io vi saluto tutti e saluto anch'io Renato Pagotto, che deve essere in vacanza a Caorle, e a presto, vi saluto, grazie Jacopo, anche Jacopo è stato bravissimo. Grazie a voi. Grazie a Lucia, a Jacopo, a Renato, a tutti voi, proprio con il cuore che trabocca anche di gratitudine per la vostra pazienza. Guardate che non è facile essere così pazienti. Ciao Pino! State bene, ciao! Grazie, ciao, buona serata. Buonasera a tutti.